In occasione del Tokyo Game Show 2022, Bandai Namco ha tenuto un evento interamente dedicato al promettente One Piece Odyssey, durante il quale gli ospiti invitati hanno potuto provare la demo che il publisher aveva già portato alla Gamescom di Colonia lo scorso mese. Come prevedibile, nel corso dell'evento sono emerse nuove informazioni sulla trama del gioco di ruolo a turni che, stando a quanto comunicato dal colosso giapponese, raggiungerà le nostre piattaforme da gaming preferite il 13 gennaio 2023. Prima di proseguire col video e scoprire tutti i dettagli sulla prossima avventura dei pirati di Cappello di Paglia, vi suggeriamo di iscrivervi al canale per non perdervi nessun nuovo contenuto di EveryEye.it. Nonostante siano trascorsi già 6 mesi dall'annuncio ufficiale di One Piece Odyssey, sapevamo ancora troppo poco sull'impianto narrativo del prodotto, se non che, nelle battute iniziali della campagna, Luffy e i suoi seguaci rimarranno coinvolti in una tremenda tempesta che porterà la Thousand Sunny nei pressi di un'isola misteriosa, caratterizzata dalla presenza di torri vertiginose. Separati dopo il violento atterraggio provocato dal Coup de Burst, i nostri eroi dovranno congiungersi per capire con esattezza dove siano capitati, riparare il brigantino parzialmente affondato e riprendere la navigazione. Attraverso un nuovo trailer pubblicato in occasione del Tokyo Game Show abbiamo scoperto che l'isola in cui è ambientato One Piece Odyssey è una terra misteriosa che molto tempo fa apparve dal nulla e alla quale venne dato il nome di Wafford. Un luogo apparentemente maledetto e circondato da vortici terrificanti che, nel tempo, hanno causato il naufragio di innumerevoli marinai e corsari. Soltanto un intrepido pirata è mai riuscito a sbarcare sull'isola e a lasciarla incolume, per poi raccontare ai quattro venti le proprie scoperte. Un evento che, come prevedibile, ha spinto molti ricercatori a prendere il mare per poter finalmente svelare le meraviglie di Wafford, che, stando al racconto del bucaniere, era abitata da una bambina e da uno spaventoso gigante. Di tutti coloro che hanno effettivamente raggiunto questa terra misteriosa, però, nessuno ha mai fatto ritorno, ragion per cui i segreti di Wafford sono rimasti tali. Naufragati su quella che l'archeologa Nico Robin descrive come un'isola leggendaria con una strada che conduce fino al cielo, nei primi minuti dell'avventura i componenti della ciurma di Cappello di Paglia verranno privati di tutti i loro poteri dalla giovane Lim, una fanciulla disegnata per l'occasione dallo stesso Eiichiro Oda, che, a quanto pare, nutre una profonda avversione per i pirati. Una scena suggerisce infatti che questa abbia perduto una persona molto cara, probabilmente a causa degli spietati bucanieri che infestano le acque del Nuovo Mondo. Aggrediti da un imponente golem, Luffy e i suoi verranno quindi tratti in salvo da Adio Suerte, un avventuriero naufragato su Wafford, il quale spiegherà loro l'unico modo per recuperare i poteri perduti. Per riuscire nell'impresa, Zoro, Sanji e gli altri pirati di Cappello di Paglia dovranno prima recuperare ognuno dei globi luminosi sparpagliati per tutta l'isola. Conquistate le simpatie della graziosa Lim, che ad un certo punto della vicenda deciderà addirittura di aiutarli, Luffy e compagni visiteranno un luogo speciale ricavato dai loro stessi ricordi. Non a caso, l'ultima scena del nuovo trailer di One Piece Odyssey suggerisce che il suddetto luogo consentirà alla ciurma di addentrarsi in una completa ricostruzione di Alburna, la capitale del regno di Alabasta, dove i nostri beniamini potranno finalmente riabbracciare la principessa Bibi. Tenendo presente che la sceneggiatura del tie-in è stata scritta da Oda in persona, è assai probabile che questo singolare espediente venga utilizzato per riportare in scena numerosi personaggi del passato e giustificare la presenza di alleati e antagonisti storici del franchise. Poiché le nuove informazioni sul carovaccio narrativo di One Piece Odyssey terminano qui, la parola passa come sempre a voi, ma non prima di avervi ricordato che il titolo esordirà il prossimo 13 gennaio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S e PC. Anche voi non vedete l'ora di sbarcare su Wafford in compagnia della ciurma di Cappello di Paglia? Fateci sapere cosa ne pensate attraverso lo spazio dedicato ai commenti.